Non riesce proprio a decollare la ciclostazione a pagamento di Viale 30 Trieste a Lodi. Passano le settimane, ma restano veramente poche le biciclette custodite all'interno della struttura, situata a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria. Le rastrelliere su due piani, con tanto di elevatore interno, sono desolatamente vuote, a testimonianza dell'insuccesso dell'iniziativa assunta dal comune. Altri soldi, quasi 250.000 euro, buttati al vento. D'altra parte c'era da aspettarselo, poco distante dalla ciclostazione, davanti alla sede centrale della Banca Popolare, un altro parcheggio a pagamento messo a disposizione dei ciclisti dalla banca aveva fatto la stessa identica fine. Dovendo già pagare i mezzi pubblici, treni ed autobus per recarsi al lavoro o allo studio, i lodigiani preferiscono lasciare le loro biciclette dove capita, accettando il rischio di vedersele rubare dai soliti ignoti. Per la ciclostazione di Viale Trito e Trieste non restano ormai che due alternative: lasciarla così, sostanzialmente inutilizzata, o renderla d'accesso gratuito. Al comune la scelta.